Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente Natura. Siamo ancora qui con la serie Le formiche di Gianni in compagnia di Gianni. Per chi si fosse perso la prima puntata, Gianni è il presidente dell'associazione Mirmecofili Italiani. Esatto. Per ogni video presentiamo una formica diversa ed oggi presenteremo Aphanogaster subterranea. Una formica molto comune. Dopo la sigla. Dopo la sigla. Taglia. Quindi Aphanogaster subterranea, raccontaci qualcosa di questa formica. È una formica molto comune, diffusa in quasi tutti gli ambienti, dalla pianura alla collina, diffusa su tutto il territorio italiano, per cui è una specie molto piccola, lo dice il nome, sembrerebbe che sia una formica che vive essenzialmente sottoterra. In realtà vive nel sottobosco, è una formica che vive sotto le pietre. Un po' schiva, diciamo. Sì, è abbastanza schiva, ha dei veleni di difesa, non è una formica aggressiva, non è una formica invasiva. Sbaglio dicendo che la particolarità di questa formica è che non fa trofallassi, giusto? È una delle particolarità. Noi abbiamo visto che in Camponotto Snellanderi la trofallassi è fondamentale per il rapporto tra le formiche. In questo caso la parte interessante delle è una mirmicina. Uh-huh. La parte interessante è che quando queste formiche vogliono portare del cibo di tipo liquido al formicaio non lo possono fare come le altre formiche perché non hanno questa capacità. E la cosa interessante è che, ad esempio, do loro miele diluito. Loro per trasportare la formica, invece che suggerlo e portarselo nel gastro fino a casa, intingono sassolini, rametti nel miele, lo sporcano questo materiale, lo pigliano e lo portano a casa con questo sistema, come se lo mettessero su un piatto e lo portano alle sorelle. Quindi è necessario un substrato particolare nell'arena? È meglio che ci sia in questo caso. Okay. Perché tenute in cattività, allora mancando questa cosa qui sarebbero costrette a nutrirsi solo di cibi solidi, e quindi i cibi liquidi sono già più difficili da gestire. Sono formiche molto piccole, molto interessanti, molto carine, hanno società, gruppi anche molto numerosi. Qui vediamo un mucchietto di uova della deposizione primaverile. La cosa curiosa in generale delle formiche, che non tutti registrano, è che le uova sono adesive, stanno appiccicate tra di loro, così una formica sola può portarne facilmente in giro un numero maggiore. In questo caso le uova vengono tenute nelle stanze più in basso, infatti l'immagine è abbastanza sporca perché le stanze più sotto sono quelle più ricche di umidità. Anche perché le uova vengono tenute dove c'è più umido e più caldo. Poi invece le larve vengono spostate a uno stadio superiore e le pupe, quando ci saranno, le portano sempre in zone umide ma meno. A volte le tengono anche sospese ai soffitti. Qua vediamo la regina. Non è molto, molto grande, è abbastanza piccola rispetto alle figlie. Cioè non c'è la stessa sproporzione di dimensioni che c'è ad esempio in Camponotto Snellanderi, dove la regina è veramente grossa. E la cosa che volevo scoprire quest'anno interessante è vedere se si sviluppano alati. E c'è una teoria secondo cui le regine in Mirmica, che è una specie simile a questa, anche se di un altro gruppo, le regine si sviluppano da larve che si sono sviluppate allo stadio iniziale in autunno. Passano le gelate invernali allo stadio di larva e a primavera si sviluppano in regine. Il motivo è che durante l'inverno viene a calare il feromone della regina e quindi non c'è il blocco di sviluppo delle nuove regine e quindi si sviluppano regine pronte per la riproduzione. Questa colonia ha circa 500-600, forse di più, operaie, quindi ha già uno stadio abbastanza avanzato e potrebbe benissimo produrre i suoi primi alati.
La vita di queste formichine si svolge quasi essenzialmente tra le foglie, sul terreno, però popolano diversi tipi di ambiente, quindi si trovano sia in collina che in pianura, passano abbastanza inosservate, non sono particolarmente appariscenti, mangiano un po' di tutto. In natura non sappiamo che raccolgono insetti, nettare, piccoli semi. In cattività qui io le nutro essenzialmente con insetti e appunto, come dicevamo prima, quando gli dai il miele devi assicurarti che ci siano delle sostanze che possono utilizzare per intingerle e portare il miele al nido, altrimenti non avendo trofallassi non possono trasportare cibo liquido. Essendo adattabile a molti ambienti e distribuito su tutta la penisola, in molte zone può benissimo saltare all'ibernazione. Si può evitare di fare andare in ibernazione la colonia. Però è una formica molto adattabile, quindi non ha particolari esigenze. Allora, anche con la Fangaster sotterranea abbiamo finito. Concludiamo dicendo. Possiamo dire che questo tipo di formica per qualsiasi neofita è adatta per i primi passi come allevamento, una formica molto semplice da tenere, senza grosse esigenze, assolutamente non invasiva e neanche tanto abile nelle fughe, per cui anche per chi ha le mamme che sono terrorizzate da una formica che esce di casa, questa è molto facile per tenerla. Sì. Questa bella notizia. L'ambiente natura è tutto, per oggi abbiamo concluso e ci vediamo alla prossima formica.